Ciao ragazzi, come avevo promesso siamo tornati e oggi vi torno a fare una pizza. Tanto ve la faccio già vedere. Vedete che è un po' scura il colore? Oltre all'integrale qui dentro abbiamo diversi cereali, tra cui anche il riso venere. Allora, che cosa c'è? Che ovviamente non vi faccio vedere oggi tutto il procedimento dell'impasto, altrimenti il video durava come un film. Anche perché nelle mie ricette c'è già la procedura dell'impasto come viene fatto, poi voi decidere quale tipologia di farina utilizzare per poi realizzarlo. Io ora vi dico l'impasto, questo poi si trova anche in commercio, ovviamente io lo faccio con i cereali e li mixo io a mio gusto, però si trovano anche dei mix già pronti di cereali, quindi il consiglio che vi do è di fare un impasto con un chilo di questa farina di cereali che trovate, 650 g d'acqua, 4 g di lievito secco di birra o 7-8 g di lievito fresco, 25 g di sale ogni chilo di farina. Fatto l'impasto lo chiudete in massa, coprite con la pellicola, la ciotola dove lo andate a depositare e lo mettete in frigorifero almeno 12 ore. Se 24 ancora meglio, lo tirate fuori il giorno dopo, formate i panetti, in questo caso io uso questa pezzatura. Nel vostro caso in base alla teglia che andrete a utilizzare per cuocere in forno. Quindi se usate una teglia rettangolare 30x30 ad esempio, il calcolo da fare è 3 lato per lato diviso 2. Quindi in quel caso 30x30 diviso 2, ovviamente siamo 30x30 sono 900, diviso 2 sarebbero 450 grammi di pasta. Se fate una pizza condita, se fate una pizza tipo focaccia, aggiungete anche 50 g di pasta. Detto questo, per la cottura in forno, che va fatta al massimo della temperatura con forno statico e facendo cuocere la pizza prima sul fondo e poi a tre quarti senza più l'utilizzo della teglia ma con la griglia. Noi per oggi non la cuociamo al forno, la facciamo fritta, così è più facile anche per voi. La cosa bella che vi voglio far vedere è come andiamo a friggere la pizza, non come siete abituati, prendete la pasta e la mettete nell'olio, ma facciamo una pizza, io la dico, la chiamo doppio crunch, doppiamente croccante. Perché? Allora, intanto vi faccio vedere. Questo è l'impasto con la farina di riso venere e il cereale. Qui vado a mettere un po' di farina di riso e la vado a stendere, ma veramente poco, ragazzi, la andiamo a stendere, perché la pizza, vedete come si apre bene? La pizza fritta non deve essere molto sottile, ma anzi un po' cicciottella. Poi vi consiglio di fare dei piccoli taglietti, come faccio io. La andiamo a sollevare, quindi togliamo tutta la farina da sotto la pizza, la lasciamo un attimo qui sul tavolo e ora vi faccio vedere che cosa andiamo a fare. Questa in realtà è come se fosse una cotoletta, la classica fettina panata, anzi nemmeno la cotoletta. Infatti questa sarà la pizza panata, ecco il nome più bello. Allora vado a battere le uova, come se dobbiamo fare la fettina panata. Facciamo finta che la pizza in questo caso sia la nostra fettina. Pane grattugiato, anche qui un altro consiglio. Cercate di acquistare il pane grattugiato, questo è il mio pane che faccio essiccare al sole e poi lo vado a grattugiare. Cercate di comprare il pane grattugiato nei forni a legna, ancora qualche, anzi penso che un po' in tutte le città si trovano. Lì trovate il pane casereccio fatto bene, quindi il pane grattato è più grossolano e più buono di quelli commerciali che sembrano polvere. Ora che cosa facciamo? Guardate, vado a mettere la nostra, diciamo così, pizza, fettina di pizza, no? Anche come se stessimo facendo, come vi ho già detto, una fettina panata, nell'uovo. Cerchiamo di bagnare bene tutto il disco con l'uovo, ok? Poi la prendiamo e la andiamo a panare, o meglio a passare appunto al pane grattugiato, vedete? Vado a schiacciare, poi la giro, guardate, fettina panata allo stato puro proprio. Ora la prendo e andiamo in frittura. Ok, eccoci qui, andiamo in frittura. Olio bollente, anche qui olio uso girasole alto oleico. Ok, olio bollente cosa significa? 180-170 gradi entrate e poi guardate,
Accarezzate la pizza in modo tale che l'olio, vedete, non crei quelle bolle d'aria che poi farebbero cuocere male la pizza. Invece noi lo mandiamo subito sopra, l'accompagniamo, facciamo scendere in modo tale che salda la panatura della pizza in entrambi i lati e la frittura viene omogenea. E noi in pochi secondi avremo la pizza fatta. Che fettina panata, ragazzi, guardate, tanto mi preparo il piatto e gli ingredienti. La cottura è velocissima, è di circa 3 minuti e mezzo forse. Ma la cosa più bella adesso sarà anche andare a giocare con appunto i condimenti. Ok, ci siamo quasi, il momento di girarla. Vedete la panatura? Guardate come ha preso croccantezza ai lati. Guardate se non sembra una fettina panata, eh? Ora uguale, l'accompagniamo, non vi preoccupate se si gonfia, tanto poi la spicchiamo e la sporzoniamo. Ci siamo quasi, appena pronta la andiamo a impiattare e poi ci prepariamo. Ok, ci siamo, la nostra fritta è pronta. Vedete, in mezzo si vedono anche un po' di semi. Ok, ora come andiamo a condire? Fettina panata, come facciamo a non mettere carne? Intanto la spicchiamo, così prepariamo già il piatto. Sentite il crunch. Ora cerco di avvicinare il microfono. Profumo alla grande, ragazzi. Poi, che cosa faccio? Guardate, io ho fatto un maialino da latte al forno, stile porchetta. Voi ovviamente potete anche prendere una porchetta, non c'è problema. Ovviamente è già affettata perché una porchetta intera, oddio, dipende chi c'è a casa, potrebbe comunque durare poco. Però, per andare tranquilli, voi comprate un po' di porchetto. A chi piace la coppa di testa di maiale, che va benissimo e con il calore si fonde e sprigiona quel grasso veramente buono. Allora, vado a prendere la porchetta, la metto sulla pizza. Guardate che bella pizza, ovviamente calda, ma si sì, abbondiamo. Poi qui questa è si chiama fiata. Queste sono le mozzarelle, quelle che all'interno hanno la panna e le ciliegine di bufala. Io l'ho sfilacciata, la vado a mettere così sopra la pizza, ma sì, mettiamocene un po' tanto. Guardate che colori, eh! Ecco, ora andiamo a mettere un pochino di cicoria di campo, sempre biologica, un po' per ritornare sempre sugli ingredienti, no? Perché qui abbiamo un maialino da latte. Abbiamo della fiata che comunque ricorda i pascoli, quindi il mangiare. Il maiale che usiamo noi si trova nello stato brado, quindi anche questi ruminano, mangiano tutto ciò che trovano. E sapete che le erbe spontanee, come noi chiamiamo cicoria, appunto queste di campo biologiche, appunto fanno ricordare la connessione tra gli ingredienti. E poi il fungo, finferlo o galletto, come lo chiamiamo qui da queste parti, che è un'espressione fantastica del fungo in generale. È un fungo poco invasivo per chi non lo conosce, è delicato, è dolce, non è molto spiccato. Poi andiamo a mettere un filo di olio extravergine sul fritto, eh sì, qua ci vuole, e infine tocca assaggiarla. Ora vediamo questa, sì, vediamo se questa, ma mi sembra quella un po' più cicciotta. Sembra buona, sì, regà, proprio buona. Guardate, guardate dentro il colore violaceo del riso venere. E ora mi sa che mi tocca riassaggiare, perché al primo assaggio non si riesce proprio a capire
Com'è? Ci sentiamo e ci vediamo alla prossima. Faremo un altro video con una pizza magari più leggera. Ciao ragazzi!